questa partita aveva un significato particolare, no? Contro Kazan, 4 anni di imbattibilità in Champions, avete sfatato qualcosa di incredibile. Guarda, abbiamo fatto una cosa veramente incredibile noi. Gli ultimi anni siamo stati sempre lì vicino alle finali. L'anno scorso lo abbiamo perso, direi, per una battuta che non è andata bene per noi, però siamo andati sempre davanti, sempre abbiamo combattuto fino alla fine e adesso abbiamo fatto l'ultimo passo che ci serviva, di vincere la Coppa di Europa. È stata una stagione a due facce quella della Juve, no? La prima con la sconfitta nella Coppa del Mondo per due palloni perso con Perugia in Coppa Italia Bologna, poi qualcosa è cambiato. Guarda, io potrei dire che sì, la Coppa Italia è andata male, ecco. Siamo stati 2-0 per noi davanti e abbiamo mollato un pochino e loro ci hanno battuto. Adesso dopo ci siamo presi, come si dice, un orecchino e abbiamo capito che non si può mollare proprio niente, quindi abbiamo lavorato, abbiamo sofferto e abbiamo vinto. E da lì che avete capito che potevate davvero compiere qualcosa di grande? Guarda, forse da quella partita? No, guarda, all'inizio stagione noi siamo stati una squadra diversa, una squadra molto più, cioè, 4 dei 6 giocatori sono cambiati, quindi abbiamo avuto un po' di bisogno di tempo, di lavorare insieme, di soffrire insieme. Come avete visto anche il Mondiale, perché siamo arrivati alla fine, abbiamo giocato una finale che ancora non siamo stati ben al completo, io sono rientrato da una settimana e dai, contiamo che quest'anno è andato bene. Tra l'altro, Zezzo, tu sapevi come si batte Kazan in finale, l'avevi già battuta con Trento, c'è anche questa consapevolezza in questa vittoria? Guarda, con Trento io ho giocato pochissimo, potrei dire che l'ho guardato da fuori, guardavo come si batte Kazan, però sì, direi che è una squadra fortissima, l'ha dimostrato gli ultimi anni, che è sempre arrivato in finale, ha vinto le ultime 4 coppe di Champions. È una squadra che è fortissima, siamo molto contenti. L'anno scorso, cioè, loro hanno vinto, quest'anno noi abbiamo vinto.